Prima di ogni altra questione, voglio esprimere la solidarietà mia e di Fratelli d'Italia alla senatrice Liliana Segre per gli ignobili attacchi ricevuti. Chi riversa odio nei confronti di una donna che ha subito da ragazzina il dramma della deportazione in un campo di concentramento non solo è un vigliacco, è anche un idiota. La persecuzione subita da migliaia di cittadini italiani in quegli anni è una vergogna per la nostra nazione. Discutiamo oggi di quella che chiamiamo la Commissione Segre. Purtroppo, e lo dico senza polemica nei confronti della senatrice Segre, non è la Commissione Segre. Non a caso la seconda firmataria è la senatrice De Petris del partito LeU, lo stesso della Presidente della Camera della scorsa legislatura, l'onorevole Boldrini, che in qualità di Presidente della Camera ha redatto, ha presieduto e poi realizzato la Commissione Jo Cox. Chiunque di voi potrà andare a verificare gli atti conclusivi della Commissione. La Commissione che noi oggi stiamo discutendo è esattamente la riproposizione della Commissione Boldrini, con una operazione che viene riprodotta qui al Senato, condendo quella Commissione con delle argomentazioni che hanno poco a che fare con le finalità della Commissione Boldrini. La finalità, lo vedremo poi nel corso del mio intervento, altro non è che dotare questa Parlamento di uno strumento di censura nei confronti di chi non si allinea al pensiero unico dominante, mettendo un cappello difficilmente argomentabile fuori da quest'Aula, che è proprio l'antisemitismo. Fratelli d'Italia è un partito fieramente che combatte con fierezza l'antisemitismo. Lo ha sempre fatto. E per questo abbiamo presentato delle mozioni non provocatorie, come qualcuno ha voluto dire prima, ma nel merito. I principali osservatori mondiali dello Stato ebraico e del fenomeno dell'antisemitismo in Europa certificano una preoccupante, crescente forme di antisemitismo in Europa connesse principalmente ai fenomeni di integralismo islamico, a una massiccia immigrazione islamica antisemita in Europa, e proprio per questo abbiamo chiesto, come prima mozione di Fratelli d'Italia, di introdurre tra gli argomenti che deve trattare una commissione che vuole combattere l'antisemitismo il tema dell'integralismo islamico, perché se invece non si parla di integralismo islamico e si parla di islamofobia, non si sta facendo un dispetto a Fratelli d'Italia, si sta facendo un dispetto alle migliaia di ebrei che hanno dovuto abbandonare l'Europa e trasferirsi in Israele perché subivano persecuzione da parte degli integralisti islamici. Ma questo qui è certificato negli studi proprio di chi tutela le comunità ebraiche in Europa. E allora chiediamo che sia accolta questa nostra prima mozione. Sempre a proposito di antisemitismo, questi stessi studi di tutela delle comunità ebraiche in Europa certificano che la seconda forma di antisemitismo crescente in Europa è quella connessa con l'estrema sinistra. Un'estrema sinistra che ha gradualmente slittato da posizioni anti-Israele a posizioni antisemite, e questo lo vediamo in modo lampante ogni 25 aprile, quando viene contestata la brigata ebraica durante i festeggiamenti del 25 aprile, proprio perché ormai l'antisemitismo è entrato a far parte del DNA della estrema sinistra. E poi certo, i movimenti di estrema destra ancora antisemiti. E proprio per questo, con la nostra seconda mozione,
chiediamo di recepire la risoluzione del Parlamento europeo che sull'importanza di una memoria europea condivisa lo scorso 19 settembre ha approvato la risoluzione che condanna ogni forma di totalitarismo, ogni forma di dittatura, compresa quella comunista. Ricordo a tutti i colleghi che questa risoluzione è stata approvata a larghissima maggioranza dal gruppo del Partito Popolare Europeo, ma anche dal Partito Socialista Europeo, con il voto favorevole del PD e di chi ne faceva parte prima, che ha approvato la risoluzione con la quale si condannano tutti i totalitarismi del Novecento, nazismo e comunismo compresi. E quindi chiediamo a quest'Aula di recepire quanto stabilito dal Parlamento Europeo. Per una volta lo diciamo noi, ce lo chiede l'Europa. E a proposito delle persecuzioni comuniste, sono innumerevoli. Voglio solamente ricordare la persecuzione di 3 milioni di russi kulaki mandati nei gulag per essere rieducati, 10 milioni di ucraini uccisi per fame dalla carestia indotta per educare i piccoli agricoltori ucraini al nuovo modello marxista, all'eccidio di 22.000 polacchi nel 1940 nella foresta di Katyn, alle migliaia di ungheresi uccisi dai carri armati sovietici nella rivolta del 1956. E allora, a proposito di razzismo, io chiedo a quest'Aula se i morti russi, ucraini, polacchi e ungheresi abbiano un valore minore dei morti italiani, francesi o tedeschi di quell'epoca. Avrete modo di dimostrare come la pensate su questo argomento approvando o bocciando l'adozione della risoluzione del Parlamento europeo che condanna il nazismo e il comunismo. La verità però è che di tutto questo la Commissione che oggi discutiamo ha una unica finalità, che sono le poche righe finali del dispositivo. Dopo premesse molto condivisibili, insomma, chi non vuole contrastare i fenomeni di odio, di razzismo e di intolleranza, ma poi arriviamo alle ultime righe nelle quali la Commissione può segnalare agli organi di stampa e ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio, alla violenza, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti. Quindi avremo una commissione di censori che dentro il Senato stabilirà che cosa si può dire, chi lo può dire e dove lo può dire. Se una cosa non si può dire, verrà mandata la letterina dal Senato della Repubblica Italiana a Facebook chiedendo la rimozione della pagina di Fratelli d'Italia, perché la commissione ha deciso che sono parole d'odio. Stiamo esagerando? Beh, basta vedere quali sono le parole d'odio previste nel dispositivo della commissione e dette anche oggi da chi mi ha preceduto. Parole d'odio, sono inserite tra le parole d'odio il nazionalismo. Ora, io non so da quando il nazionalismo è una parola d'odio, io mi definisco un patriota, non è molto distante da nazionalista, da domani mi potrete censurare perché sono un nazionalista. L'etnocentrismo e anche qua l'immigrazione compatibile della quale parliamo sempre diventa un reato. Abbiamo scoperto che è reato parlare di sostituzione etnica. Eppure i dati del Ministero dell'Interno dicono che negli ultimi anni sono entrati in Italia 600.000 clandestini, prevalentemente africani, pakistani, bengalesi, e sono andati via 500.000 italiani, prevalentemente giovani. È una sostituzione etnica, ma non lo possiamo dire, perché è vietato. È stata classificata come parole d'ordine la Meloni, che ha detto difenderemo Dio, padre e famiglia, è diventato parole d'ordine. È stata classificata parole d'ordine, parole d'odio, partecipare alla Convenzione della Famiglia di Verona. Adozioni gay, essere contrari all'adozione gay e all'utero in affitto sono parole d'odio. Le campagne di sensibilizzazione contro l'aborto sono parole d'odio. Vedo che sto per finire, ma mi conceda 30 secondi che ho veramente concluso. In sostanza,
La commissione che oggi noi andremo a istituire stilerà un elenco di parole proibite. Tra queste parole proibite, molte sono le parole dei patrioti, dei sovranisti, come ha detto prima il senatore Bressa, e nel suo intervento ha detto prima che tra le parole d'odio ci sono quelle dei sovranisti. Lo ha dichiarato. Ora diventa un po' preoccupante che quest'Aula dice che da domani Fratelli d'Italia sarà censurata perché è considerata nazionalista e sovranista. È stata sempre una tentazione della sinistra quella di censurare l'avversario politico. Mi stupisce il Movimento 5 Stelle, che ha sempre fatto della libertà di parola in rete un suo cavallo di battaglia e oggi si piega alla censura in ogni sua forma, anche in rete. Dispiace molto che una commissione che poteva essere importante e nobile, come quella del contrasto all'antisemitismo, sia stata piegata per biechi calcoli politici e la volontà di... No, senatrice, non mi rivolgo a lei, veramente. So bene che non era la sua volontà. Il risultato finale, da parte del suo secondo firmatario e di chi ha... Senatore, devo chiederle di concludere, finisco. L'ho già... È vero. Finisco, come faccio sempre, peraltro. Finisco solamente per la dichiarazione di voto. Fratelli d'Italia chiede di accogliere le due mozioni che ha presentato su contrasto all'integralismo islamico e accogliere la risoluzione del Parlamento europeo ed è disposta a votare a favore della Commissione se vengono eliminate le ultime cinque righe, che sono quelle che alla fine di un lungo discorso anche condivisibile introduce il diritto di censura del Parlamento nei confronti di chi vuole continuare ad essere un uomo e una donna liberi. Grazie.